Buongiorno, oggi è il 23 agosto, ripeto, per chi mi segue e chi non mi segue fa benissimo anche a non seguirmi, ma questo è un canale così molto laborioso, tendenzialmente io non rifaccio i video, nel senso non mi rimetto, non li edito, quindi se ci scappa uno sbadiglio, se ci scappa una grattatina del sopracciglio, vabbè, ce la teniamo, insomma. Anche perché, come vedete, non c'è pubblicità, quindi io non è che ci guadagni neanche un centesimo, quindi è tutto assolutamente gratuito. Cioè, quindi poi liberissimi tutti di fare quel che più vi pare, nel senso che questo lo dico sine ira et studio, nel senso va benissimo, nel senso che è una chiacchierata, io faccio una chiacchierata così su alcuni fumetti mi hanno colpito, quindi è come se parlassi in diretta, anche se non è una diretta, e quindi oggi parliamo di Sherlock Holmes Society, anche se il nome è inglese, ma lo sceneggiatore Sylvain Codurier, che dal nome si capisce è francese, che è Sylvain Codurier. E che io non ho onestamente, lo dico subito, non ho seguito tutta la saga della saga di Codorie perché detto non si può seguire tutto, l'ho trovato in edicola, mi aveva incuriosito il titolo Sherlock Holmes Society perché sono appassionato di Sherlock Holmes ed è dell'editrice Cosmo, 3,90 euro, quindi non costa neanche tantissimo, costa quanto un Dylan Dog. Però, nonostante io non abbia letto le saghe precedenti, credo che comprerò il prossimo mese Moriarty, anche se è scritto a puntini, quindi deve essere tipo una società segreta Moriarty o qualcosa di simile. Vabbè, nel senso si ispira a Sherlock, ovviamente, sempre col principio di media soluzione al 7% di romanzi di storie di Sherlock Holmes che non sono del canone Sherlock Holmes, del canone di Sherlock Holmes, quindi si prende il personaggio e gli si fanno fare cose più o meno, o forse più o forse meno. Questo sapete. Comunque ho letto questa storia di Sylvain Codurier, disegni di Fabio De Tullio e Andrea Fattori. C'è una breve introduzione della Cosmos, della relazione di Cosmo, scusate, la Cosmo. E quindi sì, sono quelle storie in tempi, universi paralleli o tempi possibili, o tempi diversi, eccetera, eccetera, in cui futuri diversi e possibili. Qui siamo nel 1935. Ma ovviamente il regno di in questo universo futuro possibile, l'impero inglese domina, da qui ho capito io da questo fumetto, Gromina, quindi dovrei fare no, domina gran parte dell'Europa e vabbè, quindi siamo sotto il dominio inglese. Faccio vedere le splendide tavole, vabbè, questo è 1935, quindi non si ha notizia di Adolf Hitler, quindi vabbè, è un futuro credo alternativo, poi se qualcuno la conosce meglio di me mi smentisca tranquillamente, perché io l'ho letta, mi ha incuriosito, la storia mi è piaciuta. Naturalmente sì, qui c'è il figlio di Sherlock Holmes che ha anche lui creato una società, la Sherlock Holmes Society, dove si affrontano casi piuttosto strani, si va anche sul soprannaturale, ci sono vampiri, ci sono spiriti, demoni, ricorda molto Dante, ecco. Vedete in questo mondo dove l'impero inglese domina incontrastato nel mondo, ma il figlio di Sherlock Holmes, Liam Holmes, credo si chiami, vuole distruggere Londra per impedire l'imperialismo inglese. Le tavole, c'è un vampiro. Ok, è un fumetto che io ho apprezzato tantissimo. L'ho apprezzato per i disegni splendidi. Cioè, ovviamente anche la storia letta così senza nessun,
senza nessuna preparazione prima né dopo, può essere letta tranquillamente come un volume autoconclusivo. La storia, beh, è Terminator, cioè la storia. È Terminator, cioè, che tutti voi ricordate, c'è già la figura di questo tizio che torna nel passato perché deve uccidere Sherlock Holmes, perché deve uccidere Sherlock, perché il suo figlio di Sherlock Holmes tenterà di distruggere Londra. Ma anche figlio, quindi è la storia di Terminator, su, mettiamoci il cuore in pace, ma so, perché legge Dante, è molto a Dante, ci sono vampiri, c'è cioè Sherlock Holmes aiutato da un vampiro, da una sorta di mezzo demone, insomma, qualcosa di simile. Beh, la storia è molto interessante, viaggi nel tempo, e poi il figlio di Sherlock Holmes ha questo strano Eschilo, ci sono anche citazione alla tragedia greca, Eschilo, perché i suoi personaggi erano tutti di un pezzo, cioè tutti monolitici, quindi come Prometeo incatenato che sfida all'ira di Zeus, ma che non si piega all'ira divina. Quindi, so, è un fumetto che secondo me è una buona cosa, non dico che sia un capolavoro assoluto, quindi tutte le implicazioni, viaggio nel futuro, cioè, vabbè, è un incrocio tra Terminator e Ritorno al futuro, anche se qui è Ritorno al passato, insomma. Però la storia è molto godibile, a me piacciono molto le atmosfere Londra 800, quindi sono appassionato di quel periodo. Vabbè, qui c'è Bram Stoker, Dracula. Questo è il figlio di Sherlock Holmes che anche lui torna nel passato per impedire che non è una sorta di Terminator, ma è una sorta di agente indistruttibile che deve essere. Poi ricorda Schwarzenegger, c'è cioè un po' di Schwarzenegger. Non vi spoilerò vabbè, tutte le ripercussioni, un po' la Borges, il viaggio nel tempo. Vabbè, faccio un video molto, stavolta veramente più veloce del solito, non è che ho molto da dire su questo fumetto, secondo me è un fumetto molto leggibile, io tutti i fumetti che vi presento li ho comprati in edicola io, questo è un canale assolutamente autarchico e anarchico, quindi cioè, almeno se parlo di un fumetto è perché mi è piaciuto, a volte compro dei fumetti che magari sì, mi sono anche piaciuti. Piaciucchiati, ma insomma non ne parlo spesso. Sono un vecchio lettore di Landog, sempre per le atmosfere londinesi, qui alla Londra dell'Ottocento. Ma vi faccio vedere queste splendide, però queste tavole veramente meritano, secondo me ricordano molto Metropolis di Fritz Lang, mi ricorda molto il film Metropolis di Fritz Lang. Queste tavole, peccato, sono un po' piccoline, ma qui l'ha presa sicuramente dalle illustrazioni di Dido di Dore, che fece un bellissimo video sulle illustrazioni di Londra nel 1800. Questo è il buco nel tempo, la macchina nel tempo. Vabbè, cioè, voglio dire, veramente mi deve piacere quel tipo di storia, di fumetto, tipo Ritorno al futuro, viaggi nel tempo, modificazione del passato, qui abbiamo quest'altra specie di, sono due Terminator, uno al servizio di Liam Holmes, che è questo Eschilo, che fa un essere tipo Frankenstein, perché questo qui credo sia una sorta di Frankenstein, e l'agente segreto inviato dal re d'Inghilterra Edoardo V, come si chiama. Sa, ovviamente la storia dei futuri alternativi lessi tanti anni fa, una storia in cui il regime di Cromwell non era stato abbattuto, quindi è una roba vecchia anche questa, non è che sia una cosa. Cioè, il prototipo originale è Philip Dick, la svastica sul sole, tutti hanno letto Philip Dick, cioè che cosa? È un romanzo bellissimo di Philip Dick, ne ho parlato su questo canale, ambienta, cioè che par che racconta di come sarebbe un futuro alternativo in cui i nazisti hanno occupato gli Stati Uniti e hanno vinto la seconda guerra mondiale. Quindi la svastica sul sole poi è quella cosa lì, insomma, è quella cosa che ha inaugurato Philip Dick. Poi
Con Philip Dick ci hanno mangiato in tanti, nel senso alla tavola di Philip Dick, certamente Philip Dick, Borges, insomma, ecco, questa è una variazione sul tema, non è certo una cosa originalissima, cioè non è che dicevo che idea originale, però la storia è leggibile, vabbè, perché Sherlock Holmes avrà un figlio da Mega, che poi ci sono esseri dotati di poteri, cioè, secondo me c'è un po' troppa, ecco, l'unico difetto di questo video c'è un po' troppa roba. Demoni, tipo, io per esempio Dampi lo leggevo, però è un po' troppo, ecco, quindi poteri esper, capacità medianiche, vampiri, c'è un po' tutto, quindi si rischia un po' di fare un gran minestrone, però la storia scorre bene. Si chiama Couturier, è un francese, la copertina è di Benoit, Bertrand Benoit, fumetto francese è sempre, chiudiamo, è di altissima qualità, insomma, non è roba così. Ecco. A me non si dice, a me ricorda molto appunto non lo so, metà tra Terminator, Metropolis, insomma, una storia leggibile, insomma, molto, molto carina, ecco, per gli appassionati di Sherlock Holmes può andare. Non è certo Sherlock Holmes che avete letto sui romanzi di Conan Doyle, però insomma è sempre lui che ha ormai lo Sherlock Holmes apocrifo, ha superato di gran lunga lo Sherlock Holmes del canone di Conan Doyle, che appunto forse un giorno farò un video su Sherlock Holmes, ma naturalmente andrebbe fatto in maniera un po' più seria di quelli che faccio ultimamente. Va bene, se me, io diciamo che cioè, vi piace, poi a me non fate quello che vi pare, nel senso che volete mettere pollice in su, pollice in giù, fate quello che volete, non seguite, cioè, questo è un canale, ripeto, assolutamente atarchico, anarchico, questa è come la discussione al bar, ci si trova al bar, io ho letto questo volume, vi dico cosa ne penso, così non lo riguardo neanche quel che ho detto, e pace, nel senso, questo è un video senza monetizzazione, quindi voglio dire. Poi ultimamente ho meno tempo, ho spiegato, non commento, no? Si lamenta perché ho sbadigliato, lo so, ma non ho tempo fisico per fare i video, non ho tempo di editare, non ho tempo, perché ho anche diversi altri interessi, quindi ve li dovete prendere un po', sì, se volete, se non volete, va bene, uguale, nel senso che non ho la pazienza, la voglia di stare a editare, a rifare il video. L'ho fatto ora che sono le 11, ho iniziato alle 11, solo 12 minuti, ho iniziato alle 11 circa, alle 11:17 finisco e basta, tu edita e basta, cioè non è che voi direte non c'è una grande preparazione in questi video, no, non c'è una grande preparazione, lo confesso subito, metterò solo l'immaginina così con la foto scappata, sì. Ve li dovete prendere, naturalmente ci sono canali di fumetti molto più preparati di me, questa è la mia mascherina gialla. Io uso sempre la mascherina quando esco. Facciamo pubblicità progresso. Usate la mascherina, ecco questa. Cioè, l'unica pubblicità che faccio è questa, usate la mascherina. Perché poi tra poco iniziano le scuole, quindi siamo già messi male. Dicevo, quindi sono canali di fumetti molto fatti meglio del mio. Poi questo non è proprio un canale di fumetto, perché io ho iniziato questo canale, chiudo recitando poesie. Successo pazzesco, no, in realtà prendevo alcune poesie, però non mettevo neanche voto, facevo, e certo se devo leggere una poesia in francese mi preparavo. La sottise, la le pêcher, la lésine, aucun esprit et travail, no corps, et nourrice, notre amable remorse, come le mendiant, nourrice, leur famine. Ovviamente se mi impappino mentre leggo una poesia devo ripartire da capo, quello è ovvio. Ma anche se recito Leopardi, allora lì la recitazione deve essere decente, non che io sia Gasma. Quindi è partito con questa cosa. Poi circa un anno fa ho fatto dei video partito con Gurdjieff, commettendoci la faccia, ho fatto vari video di storia e filosofia, poi ho fatto video su fumetti, ma insomma non è che non è una cosa, cioè questo canale non è un canale tematico, quindi sì. Questo è ovviamente un video su fumetti, quindi ci ho messo un po' di tutto su questo canale e mi va bene così, nel senso, poi magari farò un video qui esce una poesia di Montale, però mi avete detto anche, per esempio, il video sul crimine ha avuto 400 visualizzazioni, che per questo canale, per esempio, e chi è che ha visualizzato?
Di solito si fa sulle 70, 80 visualizzazioni. Ma non, cioè, non è che io inseguo i numeri, me ne importa molto relativamente, anche perché non è il mio lavoro, quindi non è. Cioè, le cose che dico non lo faccio per il lavoro, è come essere al bar, anzi, ora c'ho da andare, c'ho da fare pranzo, quindi c'è l'ora di pranzo. Quindi voglio dire, se questo è l'orario dovete prenderlo così, se vi va. Avessi mezzi e te, c'è chi lo fa di lavoro, c'è chi lo fa di lavoro, nel senso che chi monetizza, edita i video, questo è proprio un canalino così, è il canalino del circoletto della parrocchia, insomma, è il canalino del quartiere, cosa volete che ho di essere il canalino, non so, di Santa Croce o di Piazza Beccaria, insomma. Cioè, voglio dire, prendetelo così, nel senso, naturalmente io vi faccio vedere il fumetto, vi dico che è piaciuto. Veramente, ritornando al fumetto, l'unico peccato sono questi disegni molto belli. Cioè, ve lo consiglio, ve lo prendetelo se volete, però quei disegni sono molto belli. Certamente vedete essere appassionati di Sherlock Holmes come lo sono io. Cioè, a me Sherlock Holmes sta qua sul Galgozzi, mi sono anche tagliato una mano. Che per uno che disegna potrebbe essere un inconveniente, come Muzio Scema, diventa mancino. E vi devono piacere le storie tipo futuri possibili, futuri immaginari. Per esempio, qui c'è il vampiro, ma utilizzato un po' sottotono. Ecco, potrei dire, cioè, secondo me, l'unico difetto è che sicuramente ci ha messo un po' troppa roba, vampiri, cioè, troppe cose. Nel senso che poi, però, la storia è bellina, è un. È un bravissimo sceneggiatore della mia età, esattamente la mia età. Io l'ho scoperto ora per caso. Io le mie scoperte in edicola vedo, cioè, come funziona la mia recensione di un fumetto. Vado in edicola, vedo questa copertina, Sherlock Holmes Society, peccati del figlio, peccati del figlio perché, scusate, il gioco di parole, perché di solito le colpe dei padri ricadono sui figli, qui il gioco di parole, siccome. Il figlio di Sherlock Holmes vuole distruggere Londra e da Londra nel futuro mandano qualcuno a ammazzare Sherlock Holmes. Quindi in questo caso le colpe dei figli ricadono sui padri. Vabbè, un giochino di bellino, insomma, divertente. Però voglio dire, questo è il mio sistema di recensione fumetti, nel senso questo io l'ho trovato leggibile, l'ho trovato una cosa un po' alternativa, se no stiamo sempre. Ovviamente anche questa sarà una ristampa, non so quando sarà uscita in Francia. Però voglio dire, la Cosmo pubblica delle cose a volte molto interessanti. Poi questo è un prezzo popolare, 3,90 non è un prezzo popolare, ma insomma, per i prezzi, considerate che l'Oldboy numero 2 costa 6,90 euro, quanto costa, insomma, non mi ricordo, ma insomma, si sforano i 5 euro. Quindi ormai per il fumetto sforare 5 euro è tranquilla norma, quindi trovare un fumetto a 3,90 euro, fatto bene, disegnato bene, sceneggiato bene, insomma, questo è il misterioso Eschilo. Beh, Couturier deve essere un fan di Terminator. Con questo mio vaghissimo sospetto, chiudo questo video, è durato 18 minuti. Vedete, non c'è pubblicità, non c'è niente, quindi è assolutamente discussione da bar di domenica mattina. Nazione Fumetto, questo è quanto, cioè questo è quanto vi offrirà questo canale. Se cercate effetti speciali, avete solo questa lampada qui che posso fare questo di effetto speciale. Questo è il massimo effetto speciale che posso fare. Quindi. Beh, sì, parlare di Terminator e usare questi effetti speciali qui è piuttosto ridicolo, ma questo è. Buona domenica. Buona giornata, oggi è una splendida giornata di sole, caldo. Vabbè, l'estate sta finendo, un anno se ne va, chiudiamo con i Righeira e la bomba è scagliò. Va bene, ciao e buona domenica.